Quindi la faranno. Contenuti erotici per adulti, rivoluzionando gli stereotipi del settore, battendosi per il riconoscimento della professione sex workers. Sapete quando è stata la prima volta in cui ho sentito i miei genitori fare sesso? Avevo 18 anni. Ho pensato, avranno aspettato tutto questo tempo? Immagino di no. È la prima volta in cui ho comprato dei sex toys. La prima volta in cui ho comprato dei sex toys avevo 19 anni. Tornavo dall'università e nella strada per l'università c'era un sexy shop. Sono entrata con aria timida e sono uscita con la mia busta nera. Tutto bene fin quando un giorno mia madre non aprì l'armadio. Premetto che lei era già a conoscenza del fatto che io avessi dei rapporti con il mio fidanzato. Però indovinate dove li avevo messi? In una pochette trasparente. Non vi dico la sua faccia. E gli insulti, quando si rese conto che non cercavo di occultare l'evidenza. Bene, il risultato è che oggi ho una collezione enorme di sex toys. Se non mi conoscete già, mi presento. Mi chiamo Federica. Federica D'Amore, un cognome che sembra quasi un destino nel mio caso. Questo nome oggi si fonde con il mio nome d'arte, Danica Mori, creato per nascondere la mia identità e nazionalità in un momento in cui il mio pensiero e i miei numeri non facevano la differenza per chi mi osservava. Danica Mori ha creduto di poter scavalcare dei pregiudizi e magari un giorno riuscire ad affermarsi nel mondo dell'economia, della psicologia, nonostante un passato nel porno. Danica Mori è quella parte di me che non avrei mai osato tirare fuori, è il pensiero laterale che è uscito fuori. Danica Mori vuole somigliare anche un po' al mio vero cognome, D'Amore, D'Amore. Oggi però voglio ricordarvi che le parole sono importanti. Guarda, vedi, rompiamo gli schemi proprio. Mi dispiace, non era previsto. Guarda, secondo me la mia presenza è perché ho sbagliato il tuo nome. Vero, ho sbagliato il tuo nome, sono certo. Vale, sì, sì. Ci sono, lo so. Sono tornata, grazie. Oggi voglio ricordarvi che le parole sono importanti. La parola porno lo è. Essa deriva infatti dal greco porne, meretrice, e dal verbo feremi, io vendo. Questa parola lega indissolubilmente l'attività di pornatrice a quella di prostituta. Effettivamente entrambe vendiamo una prestazione sessuale. Ora però questa parola è connotata e scalfita nelle nostre menti come qualcosa di negativo. Ed è per questo che oggi voglio introdurvi al concetto di sex work. Ma cos'è un sex worker? Un sex worker è una persona che lavora nell'industria del sesso. Una qualsiasi persona che lavora nell'industria del sesso. Scusami, ma dicono
tu sei una grande comunicatrice, perché ragazzi, miliardi di visualizzazioni, adesso non è che puoi stare qui a fare tutto il monologo, io ti intervisto, metti di qua, datemi due sgabelli, cioè, scusatemi, ma... non capito, sono Luciane, lei è la più famosa di tutti, qui, dai, vieni, ti assiedere con me, prego. Allora, senti, miliardi, io sono veramente... quasi invidiosa di questi miliardi di visualizzazioni, cioè cosa è successo? A un certo punto scatta qualcosa in te e decidi di... Quindi facciamo un'intervista. Certo! E va a fare il mio discorso, oh, che era bellissimo. Ho capito, tesoro mio, però allora, io ho due sole cose, o l'intervista o ti leggi il discorso. Mi leggo il discorso perché voglio farvi sentire queste parole che ho scelto e ho detto e ripetuto non so quante volte e l'ho detto anche di fronte a tutte le persone che... Mentre questa facciamo... si chiama emozione? Sì. E tutti noi lavoriamo con le emozioni. Esattamente. E questa sera tu ti sei emozionata, perché? Allora, in verità questo è un mio piccolo grande traguardo, perché quando ho iniziato questo percorso 9 anni fa come sex worker e in webcam, immaginavo fra me e me mentre lavavo i piatti che un giorno magari qualcuno avesse ascoltato la mia idea e che non fossi l'unica a pensarla così diversamente. Infatti oggi volevo dirvi, raccontarvi un po' di numeri a proposito. Tipo? Quando vado negli insights di Pornhub per confrontarmi appunto con questi numeri o giro per la comunità... vedo che ci sono migliaia di persone che esattamente come me credono che mostrarsi come mamma di affatti non sia una questione che mette in dubbio il valore della loro identità. E la cosa che mi fa sorridere è la slide che mostra cosa accade in un minuto su Pornhub. Che succede? Esattamente, in un minuto ci sono circa 77.000 ricerche, 290.000 visualizzazioni, 130 messaggi vengono inviati, 12 gigabyte di dati trasferiti e oltre 2 ore di video caricati. Tutto questo in un solo minuto e soltanto in un sito. Quindi ci rendiamo conto che questo mondo è enorme. Scusa, ma tutte queste persone, no? Mentre tu fai questa cosa, cioè mentre tu fai il tuo lavoro, no? Tu non puoi mettere anche dei cartelli dietro per lanciare dei messaggi per cambiare un po' la gente, secondo te? Tipo, votate bene, tipo, non inquinate, tipo, non usate più la plastica. C'è questa roba qua, ci hai mai pensato? Non ci ho pensato. Perché capisci tu a quante persone arrivi? E secondo me puoi fare le due cose. Hai ragione. Probabilmente lo inseriremo nei nostri video. Questi, vai Caterina! Tutto questo succede col tuo compagno. Sì, esattamente. Dov'è il tuo compagno? Là, sempre con la macchina fotografica che mi segue in tutto e per tutto. Da quanto tempo sei insieme? 12 anni, esattamente fra un mese. Oh, conti ancora i mesi, che meraviglia. Già il fatto che sappia quando sei messo lo fine. Beh, 17 è un numero che per qualcuno è sfigato, invece per me ha portato fortuna. Dove sei nata? Siracusa. È una parte della Sicilia. Che dicono i siciliani? Siciliani, come tutto il mondo, d'altronde è sempre una questione molto controversa quando si parla di sesso, quindi niente di diverso da dove vivo oggi, solo che cambiare magari paese ti aiuta ad affrontare, cioè le persone ti vedono diversamente perché non avendo il confronto con chi eri prima ti accettano per ciò che sei e ti vedono per quello che sei già diventato. Tu dove vivi adesso? Adesso vivo a Tenerife. No, lì dove prima ci dicevano che c'era... Esattamente. Cioè rispetto alla Sicilia è zero, capisci? No, la Sicilia è bellissima. Appunto, no, esatto. Rispetto alla Sicilia, cioè Tenerife che ce ne facciamo? Però Tenerife c'è un gran bel clima, 25 gradi tutto l'anno. Vabbè, però poi tu non mi aiuti, capito? Voglio alzare la palla verso la Sicilia, niente invece. Comunque se c'è un attimo di tempo io mi metto il mio discorso perché veramente ci tenevo a farvelo sentire e mi scuso se... Ma non ti sbaglio, secondo me qui da seduta sei perfetta. Ok. Ti dà pure forza. Grazie mille. Ok, ricomincio da dove avevo lasciato. Dunque, quindi Danica Mori vuole un po' somigliare anche al mio vero nome.
D'amore, d'amore. Ed oggi i miei numeri lasciano intendere che c'è posto anche per un po' d'amore nel porno. Ora però per citare appunto, no, questo l'avevo già detto, però va bene, per citare un grande regista, so, le parole sono importanti, la parola porno abbiamo capito che lo è, solo che è connotata negativamente nelle nostre menti, quindi volevo parlarvi di sex work. Ecco, a proposito di sex work, è stata coniata questa parola per scollarci di dosso l'idea di vendita del corpo, perché sì, noi siamo il nostro corpo, tutti noi siamo il nostro corpo e lo utilizziamo ogni giorno, utilizziamo parti del nostro corpo per svolgere azioni e funzioni ed è svilente, disumanizzante ideologizzare qualsiasi lavoro come esclusiva rappresentazione di una persona, in questo caso di un'identità, dato che oggi parliamo di identità. Bene, le statistiche ve le ho già raccontate e io in questo sito sono stata premiata per ben 2 anni per 2 delle categorie che non ti possono dire proprio, a meno che non sei Cruciani. Dico io però, non ce l'ho No, non si dicono, non le ho dette neanche qua. Ah, ok. Perché non ci dicono, scusi? Perché si tratta di anale squirt. Vabbè, alla fine l'abbiamo detto. Scusa, Dunque, i miei video contano ad oggi oltre 1,5 miliardi di visualizzazioni. Sono una pornostar atipica, vengo tecnicamente definita come amatoriale perché il contesto in cui i miei video vengono prodotti è prettamente privato, quindi la mia casa e il mio compagno. Stefano, appunto, Steve Mori, è la persona con cui condivido questa storia d'amore pornografica, appunto, da 12 anni. E abbiamo iniziato per gioco, condividendo soltanto parte della nostra intimità e questa cosa abbiamo iniziato un webcam e successivamente abbiamo creato un profilo amatoriale su Pornhub e le milioni di visualizzazioni adesso in qualche modo ci pongono come un ponte tra la realtà monogama, la normalità monogama e l'eccessività del mondo del porno e della prostituzione. Ecco, oggi volevo farvi immaginare di avere una scatola. E dentro questa scatola che ci sia tutto il mondo, le vostre idee e i vostri pensieri. E volevo romperla questa scatola perché è giusto rompere per ricominciare. Esattamente come con l'approccio di un bambino, penso che dovremmo buttarci, fare le nostre scelte e lasciare che sia l'esperienza a completare il puzzle della nostra identità. Questa parte me la sono ricordata. Vai! Quindi, questo è esattamente cosa ho fatto io. Ho rotto per ricominciare perché, appunto, non avrei mai sognato nella mia vita di essere una pornostar. E quando cosa volevi fare da grande, piccola? Volevo essere leader nel marketing. E quindi leader lo sai? Sì, in qualche modo sono leader, esattamente. Infatti, dicevo, quando mi immaginavo da bambina leader non vedevo di certo orgasmi, software per editing, assemblaggio video e creazione di contenuti digitali, viaggiare in giro per il mondo. Vedevo me in tailleur in un ufficio asettico con la sindrome di chi non ha mai tempo. Adesso di tempo ne ho comunque poco, però mi diverto. Se prima, però questa è la parte più importante, ve la leggo. Se prima ho osato sfidare il pensiero dominante che vede il sex work solo ed esclusivamente come una deturpazione di un corpo, di una volontà e di un'identità collettiva, oggi vi sfido a ridefinire il ruolo dell'educazione sessuale e l'identità dei sex worker. In una società che ci insegna invece a riconoscere la sessualità come parte integrante della nostra vita, dove si applica l'educazione sessuale, il porno non rischierebbe più di essere l'unico insegnante, magari veicolo di una visione manipolata del sesso, ma potrebbe semplicemente essere visto come il prodotto di un lavoro che vuole avere come fine quello di intrattenere. Il porno infatti non vuole educare, vuole mettere in fermento gli ormoni, vuole dare delle fantasie. Per questo motivo credo che sta a noi sperimentare la nostra realtà sessuale ed è per questo motivo credo sia necessario dare più spazio ad una comunicazione slegata dalle vecchie etichette e binarismi che si affaccia ad un approccio più inclusivo fondato sul piacere e l'autodeterminazione. Grazie. Scusa, tu
capito, dopo un anno siete i Ferragni e il porno. Praticamente. Oh, bastava, capito, partire così. Ma questo ragazzo non lo si può vedere, no? Certo, vieni, ciao, dai. Dai. Che il gruppo, effettivamente, lui fa parte di tutto quanto. Danica Mori non esisterebbe, i milioni di visite non esisterebbe. Da sola, cioè. Vengo invitata a parlare sempre solo io. Vediamolo, perché vediamo c'è qualche... No, un ragazzo tranquillo. Vediamo. È normale, diciamo. È normale. Eccolo qua. Oh, scusate. Ecco, questa è la porta con miliardi di visualizzazioni su web o di porno. Scusa l'ignoranza, ma io stasera adesso vedo tutto, Ti aspettiamo. Se vuoi ti do anche OnlyFans gratuito. Se vuoi ti do anche accesso a OnlyFans gratuito, la free trial. Non ho capito una parola, mi dico di dire di sì, No, vabbè, oltre a occuparci dei nostri contenuti gratuitamente, che sono fruibili gratuitamente, abbiamo anche dei fan club. E quindi ovviamente a disposizione più materiale. Antonio, prendi nota. grazie davvero e grazie per la tua venuta su questo palco. Grazie a te. È un buon sistema per rilassarsi. Dove siete? Siracusa. No, pensavo straniero, dico, che hai fatto? Quando lei piange, scaricando riesce a riallineare il suo sistema. Infatti anche quelle volte che noi abbiamo le piccole discussioni durante i nostri dialoghi, lei scatta in un pianto, io la tranquillizzo un attimo, passa tutto e da lì si entra in... Sì, no, ma per me è una normalità piangere per le emozioni, però non me l'aspettavo che succedesse proprio oggi. È stata vera, grazie. Grazie a voi. Grazie. Carlo, fai un salto. Perché siamo arrivati a conclusione, non potevamo...